cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti con affetto, specialmente le famiglie, i gruppi parrocchiali e le associazioni. Un caloroso saluto rivolgo a quanti hanno partecipato questa mattina alla Corsa dei Santi, organizzata dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo. San Paolo direbbe che tutta la vita del cristiano è una corsa per conquistare il premio della santità. Voi ci date un buon esempio. Grazie per questa corsa. E vi vedo a voi lì. Questo pomeriggio mi recherò al cimitero del Verano e celebrerò la Santa Messa. Sarò unito spiritualmente a quanti in questi giorni visitano i cemeteri dove dormono coloro che ci hanno preceduti nel segno della fede e attendono il giorno della risurrezione. In particolare pregherò per le vittime della violenza, specialmente per i cristiani che hanno perso la vita a causa delle persecuzioni. In modo speciale pregherò per quanti fratelli e sorelle nostre, uomini, donne e bambini, morti assaliti dalla sete e della fame e della fatica nel tragitto per raggiungere una condizione di vita migliore. In questi giorni abbiamo visto nei giornali quell'immagine del crudele deserto. Facciamo in silenzio tutti una preghiera per questi fratelli e sorelle nostre. A tutti auguro una buona festa di tutti i santi. Arrivederci e buon pranzo. Il Papa ha invitato questa piazza e tutti noi che attraverso la radio e la televisione siamo in comunione a un momento di silenzio,